Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutto il gruppo. Allora, vi faccio vedere oggi, siamo qui al camper Laverda, stiamo sostituendo i blocchetti degli sportelli perché purtroppo con il tempo le chiavi sono andate perse. Allora, vi faccio vedere cosa sto facendo. Allora, apriamo. Allora, funziona. Allora, vi faccio vedere che abbiamo utilizzato sia gli attacchi originali sia il blocchetto, il cilindretto nuovo. Perché vi faccio vedere qua dal blocchetto vecchio, tra quello vecchio e quello nuovo, cambiano alcune cose. Allora, questo non va bene a quello nuovo, che è più piccolo, la vite che va a vitare. L'alloggiamento è diverso. Quindi vado a utilizzare l'alloggiamento già pronto. Adesso dovrò fare questa, vedete? Questa è già fatto apposta, è la sua originale. Altrimenti devo andare a fare altri buchi e poi con le misure non va a chiudere bene. Poi la linguetta, quella nuova, è dritta, mentre quella originale del camper è fatta a L. Ad S, doppia L, vedete? Quindi se io vado a utilizzare tutti i pezzi del blocchetto nuovo, lo sportello non si chiuderà. Quindi andremo a utilizzare sia i pezzi vecchi che i pezzi nuovi. Ovviamente questo, i pezzi vecchi li carteggio, li pulisco, ho portato anche lo svitol. Andremo a ripulire i pezzi vecchi e per rimontarli al blocchetto nuovo e così poi lo sportello potrà chiudersi. Ecco, vorrei far vedere perché un conto è lavorare sui mezzi nuovi che quindi tu prendi tutto nuovo e stai a posto, mentre andando a lavorare sui camper, le roulotte vintage, sei costretto comunque alcune cose ad utilizzare i pezzi originali. Altrimenti devi modificare tutto quanto, cambiare sportello, eccetera. E niente. Iscrivetevi al canale, rimanete collegati e lasciate un bel like. Poi adesso farò tutti gli altri sportelli. Questo è il camper che stiamo risistemando. E ho cambiato già, ho preso i bocchettoni nuovi per qui fare il carico del diesel. Questo è quello dell'acqua e niente, stiamo continuando a fare i lavori per poterlo riutilizzare. Ok ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo sul gruppo e sul canale. Rimanete aggiornati, ciao.